domande personali, domande individuali, domande etiche, domande che riguardano anche i miei pazienti, eccetera. Vediamo un po' di proporle anche queste domande. Sicuramente non arrivo a delle conclusioni certe. Allora, partiamo un po' da quello che è l'opinione del suicidio, un'opinione che non è soltanto un'opinione da parte degli psichiatri. Allora, sarò aiutata, ad esempio, dall'opinione di Pavese. Quando verrà la morte, avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. E Lorenz, però, non sono un meccanismo, un insieme di parti, e non è perché il meccanismo non funziona bene che io sto male. Sto male per le ferite dell'anima, del profondo emotivo sé, e non per le ferite dell'anima ci vuole molto. Solo il tempo può aiutare la pazienza e un certo difficile pentimento, lungo, difficile pentimento, la compressione dell'errore della vita e liberarsi dall'infinita ripetizione dell'errore che gran parte del genere umano ha scelto di santificare. E ancora Tolstoi, che invece la vede completamente differente. Il suicidio è irrazionale, cioè per lui il suicidio razionale non esiste. Rinunciando alla vita a causa del disgusto che essa mi provoca, io mostro di avere un concetto errato dello scopo della mia vita, supponendo che serve al mio piacere, mentre essa ha uno scopo, da un lato, il mio perfezionamento personale, e dall'altra la cooperazione dell'opera generale che si compie nel mondo. Ed ancora, quale possiamo leggere, Cioran oppure Nietzsche, due posizioni differenti. Che cosa si intende per suicidio razionale? Per suicidio razionale è qualcosa di cui si dibatte adesso, ma non è un concetto nuovo, un concetto che è esploso negli ultimi anni. Se ne parla da tantissimo, fa parte della storia dell'uomo, vedremo poi alcune posizioni, ma è la decisione di morire, di darsi la morte senza essere malato, ed è una inglobato soprattutto in quello che riguarda la vecchiaia, viene riferito soprattutto alla popolazione anziana. Quindi una morte scelta in modo ben ponderato e secondo un ragionamento logico da alcune persone e in particolari situazioni. Quindi suicidio razionale, quindi una morte volontaria. Questi concetti sono abbastanza simili, ma non sono proprio totalmente uguali. Un suicidio preventivo, cioè al posto di affrontare qualcosa finisco prima, oppure anche un suicidio altruistico, come potrebbe essere quello descritto, quello delle donne della Lapponia, che andavano, le vecchie edentule che non servivano più a niente, che andavano nei ghiacci a morire. Non si sente. Adesso parlo più vicino. Vediamo che cosa capita non soltanto in Italia, ma cosa capita nel mondo. Gli Stati europei e americani hanno una legge che permette il suicidio assistito oppure altre forme di eutanasia, cioè il suicidio razionale è stato visto come un suicidio assistito. E le cose sono molto differenti. Il confronto con alcuni paesi apre delle perplessità, apre anche a delle domande etiche. Ad esempio nei Paesi Bassi e nel Belgio il suicidio assistito è anche permesso a persone che hanno dei disturbi mentali. Cioè, per noi pensare che un paziente affetto da una depressione maggiore, che fa parte del costrutto della depressione maggiore, desiderare con idee di suicidio e cercare di mettere in atto e chiedere aiuto per questo, pensare che questo venga accolto e messo in atto fa un po' orrore, mentre in altri paesi d'Europa, anche vicino a noi, questo invece è permesso. In queste legislazioni è permessa un'interpretazione dei concetti di malattia e di disturbo mentale così larga da includere di fatto la stanchezza della vita. Quindi è una concezione molto ampia. Ricordiamoci che è differente quello che viene definita come eutanasia attiva, come rinuncia alle cure e come invece vero e proprio suicidio assistito.
In alcuni paesi l'eutanasia attiva è permessa, in alcuni paesi il suicidio assistito è permesso non per pazienti affetti da patologie mentali, in altri invece è permesso. Vediamo cosa dice, cioè questo è un argomento che viene dibattuto sia a livello scientifico ma anche a livello di comunità. Ad esempio il New York Times si è occupato di questo fenomeno e dice che l'idea del suicidio nazionale fa proprio tocca e colpisce una generazione, che è la generazione dei baby boomers, quelli degli americani nati fra il 46 e il 64, che perché? Perché dietro hanno vissuto una forte spinta all'autonomia e quindi l'idea di poter perdere questa autonomia e di non farci conti con questa autonomia fa sì che l'idea del suicidio razionale prende forza. Soprattutto c'è una forte tendenza nel controllo del tempo e delle modalità della loro morte. Sono stati inoltre condotti nei paesi dove il suicidio assistito è permesso, come in Svizzera, hanno dimostrato che le persone che chiedono la morte sono motivate non tanto dal dolore fisico a cui andranno incontro, ma soprattutto dal desiderio di rimanere autonomo. Cioè quello che porta l'uomo a desiderare, poi a mettere anche in atto un tipo di suicidio razionale, pensato, è proprio la perdita della propria autonomia. Ma questo non è naturalmente un discorso moderno, non è un discorso moderno perché nella storia troviamo già tutto quanto. Quindi nella Grecia classica lo troviamo, il saggio come e negli stoici era il poter decidere della propria vita e della propria morte rappresentava la massima espressione della libertà. Poi, naturalmente, invece tutto questo è fortemente condannato anche a livello religioso, ad esempio dal cristianesimo. L'illuminismo ha riaperto la possibilità, mentre una versione un po' differente è data dal romanticismo, proprio come libera scelta. E leggiamo qua le parole di De Santis. Vediamo che comunque il concetto di suicidio razionale quindi arriva dalla storia ancora qua vi presenterò alcuni lavori che comunque sono anche alcuni molto nuovi, alcuni invece abbastanza passati, in cui il concetto di suicidio razionale si fa veramente riferimento soprattutto riferito alla popolazione anziana. Quindi, ed è riferito anche a che cosa? A problemi legati all'età, a questa che è una che si sta studiando, che è la gerontofobia, al concetto di fragilità, all'umiliazione della dipendenza, a un bisogno di controllo. E soprattutto quello che potremmo fare riferimento, concetto di solitudine, perdita di speranza e quindi alcuni concetti che noi come psichiatri ritroviamo nel concetto dello psychic. Ma soprattutto poi riprenderemo il concetto di gerontofobia, cioè da un'autonomia con l'età. Certamente incomincia uno stato prefragile, una fragilità e poi che questo porta alla disabilità. Naturalmente la persona soffre, sopporta, patisce, quindi non è tanto la sofferenza, ci ricorda la Sontag, che è profondamente intenuta, bensì la sofferenza che umilia ed è questo che porta, si è visto, si dice, concordano gli autori, a questo desiderio. Il corpo che in qualche modo, da un certo punto di vista, nell'essere giovani, nell'essere ci accompagna, e io sono anche io insieme al mio corpo. Nella persona anziana io divento il mio corpo e da esso vengo tradito. Allora, quando è, ad esempio in Belgio nel 2002
è stata emulata una legge in cui autorizzava le persone a richiedere la morte quando la sofferenza fisica o psicologica è costante, insopportabile e non può essere fermata. Tutte e due. E questo poi apre quindi alla persona malata, alla persona che soffre, ma allora dov'è il limite? Il limite di quale sofferenza? Limite oppure la libertà di decidere? Questa signora dal nome abbastanza impronunciabile, che è una psicogeriatra si è molto, di New York, si è molto occupata, soprattutto pone, diciamo, pone dei punti interrogativi, dicendo appunto che uno dei nodi è il poter passare dal diritto di poter morire, però quasi al dovere di morire. E questo è l'articolo che dal Journal of American Geriatric Society, di cui racconta tutte queste cose. Detto in altro modo, un meraviglioso racconto di Matheson, che ci parla, chiamato L'esame, rappresenta tutta questa situazione. Cioè, ad una certa età in questa società, ad una certa età bisogna superare un esame. Se non lo si supera, si viene eliminati. E c'è tutto il dialogo dei familiari che da una parte hanno il peso di questa persona anziana e dall'altra hanno anche il desiderio di una loro vita. La persona che deve andare all'esame, prima dell'esame scompare. Vediamo anche, andando a cercare gli articoli, ho visto che è un dibattito vecchio, ma un dibattito aperto, e soltanto nel 2018 ho trovato che quindi nemmeno in un anno, sono stati sei articoli pubblicati, mentre tre nel 2017. Quindi se ne parla ultimamente. Ma perché se ne parla ultimamente? Beh, ho cercato una risposta e questo mi ha aiutato sia il professor Torre, che ha ripreso anche un lavoro di Natoli. L'età della tecnica propone una visione del mondo che spesso è eroica, in cui non vi è spazio che per la soluzione dei problemi, e l'unico significato accettabile è la sconfitta del dolore. Natoli descrive come caratteristico dell'età della tecnica rapportarsi al mondo con l'idea che tutto può essere illimitatamente manipolabile, fino a prodursi la propria salute. E allora la tecnica, come epoca del mondo, è la religione del tempo, è simbolica e mitica, anche se non sana non resta che quella. Se non salva non c'è rimedio, viene, come Dio, problematizzata solo quando fallisce. E ancora con la Sontag. Nel passato, precedente l'era del trionfalismo della medicina, in cui le malattie erano innumerevoli e misteriose, mentre l'evoluzione dall'essere gravemente malati alla morte era considerato del tutto normale, e non come adesso, un errore, un insuccesso della medicina destinato a essere corretto. E ancora, il professor Torre ci fa riflettere se eutanasia e misure coercitive finalizzate al prolungamento della vita non sono due opposti, e quindi anche il suicidio e il suicidio razionale. In entrambi i casi si tratta di approcci il cui scopo è offrire l'illusione di avere il controllo sulla vita e sulla norma, sulla morte. Entrambi sono sottesi da un'idea di onnipotenza. E ancora, questo è un articolo abbastanza recente, del 2014, in cui si riferisce al suicidio razionale, soprattutto anche qua nell'età geriatrica. E ci si chiede anche, ma l'aspetto del disagio psichico può essere ricondotto a questo o vanno esclusi? Cioè, è uno stigma o è una protezione? E ancora questo. Il dolore mentale meno reale del dolore fisico, ci si chiede? Se presente una malattia mentale, il desiderio di morire è inevitabilmente irrazionale e inautentico, oppure qualcosa che invece è razionale e autentico? Ricordiamoci che noi parliamo del suicidio
del malato mentale o nel malato mentale. Sono due cose profondamente differenti. E qua una cosa che ho trovato che non sapevo. C'è una società degli anziani per il suicidio razionale, che è stata fondata in Gran Bretagna da questo Michael Harvey nel 2009, che nello stesso giorno che è la giornata mondiale dei diritti umani. Questa società si è trasformata nella società MDMD, che è la mia morte e la mia decisione, che cerca di aprirsi oltre l'età anziana. E questo è davvero un po' preoccupante. Cioè, da una parte si parla di prevenzione, cerchiamo di prevenire, dall'altra, apriamo le possibilità. Morte come evento volontario, assistito da un medico. Morte serena, possibilmente in compagnia di parenti o amici. Morte come scelta legale e personale in adulti, in grado di intendere e volere, la cui qualità di vita sia permanentemente ridotta ad un livello da loro considerato inaccettabile. È molto estrema, però il criterio dei 6 mesi, cioè nel senso che le persone che possono desiderare questo l'aiuto a morire, non devono essere delle persone a rischio, cioè di morire tra poco, ma hanno un'aspettanza di vita oltre i 6 mesi. Quindi non è un aiutare a morire in un momento di sopraggiungere di una situazione molto grave. E ancora qua, che morte si desidererebbe se si potesse avere voce in questo libro, che ne parla molto, avere voce in capitolo? Si può contribuire ad una simile decisione? È lecito? Si può decidere tutto da sé? Ma chi può decidere da sé? E ancora, cioè non tutti, allora perché alcuni sì, perché alcuni no? L'individuo è profondamente differente, ma allora da dove arriva questa possibilità? Omicidio e suicidio hanno radici che vanno al di là della psicopatologia. Essi dipendono da qualcosa che viene prima della possibile malattia psichiatrica, e questo qualcosa è probabilmente radicato nel modo di essere dell'individuo, nella visione ontologica che l'individuo ha del mondo, quello strato roccioso di cui è fatto ciascuno. Il trattamento delle persone a rischio suicidario è meglio concettualizzato in termini di dolore psicologico, psychic, e soglie di sopportazione di tale dolore, piuttosto che in termini di categorie nosologiche. Il problema del suicidio dovrebbe essere affrontato direttamente e fenomenologicamente, senza l'intervento delle variabili, spesso offuscante e confondente, della patologia psichiatrica. Negli esseri umani il dolore è obliquitario, ma come è importante distinguere tra il trattamento del dolore fisico e il trattamento della sofferenza, così è altrettanto importante discriminare tra la diagnosi di depressione e dolore psicologico. Quindi, in tutto questo rientra il concetto di biotestamento, eutanasia, suicidio assistito, suicidio razionale. Ancora un lavoro molto recente, quello di Cook, in cui cerca un po' di... ci sono delle posizioni davvero estreme, quelle di Philip Nietzsche, di David Goldall. Ricordiamoci che ad esempio anche nel simposio di ieri è stata fatta vedere questa macchina strutturata, questa macchina per morire strutturata, pensata e costruita da questo Nietzsche. Obiettivo delle organizzazioni pro-eutanasia, il diritto universale al suicidio. Però attenzione a quello che può essere anche l'emulazione. Quindi, ad esempio, quando Goldman si è suicidato in maniera visiva, c'è stata una amplificazione a catena. E quindi questo dobbiamo anche porci come problema. Devo andare alla fine. Allora, quello che bisogna fare una differenza tra quello che è il desiderio di morire, ideazione suicidaria e attuazione. E c'è tutta una letteratura che dibatte su queste cose. Vado velocissima. Quindi ancora non sappiamo
se le persone che esprimono il desiderio di morire differiscano e in che modo da quelle che tentano il suicidio, o se esiste un continuo dal desiderio di morire ai tentativi di suicidio al suicidio compiuto.